Ciao, tag per le perfette in 5 minuti, avevo già detto su Facebook che l'avrei fatto. Allora, parto con il correttore che è sempre quello di Lancôme, il più aranciato, il Macky Matte, se non erro si chiama, 04, lo stendo col pennello di MAC che dovrebbe essere il 130, che è il due fibre piccolino, poi comunque vi scrivo tutto sovraimpressione. E sapete già ragazze che comunque dietro ho solo la webcam, quindi mi spiace se non si vede bene, però era giusto per farvi vedere i passaggi. Poi vado a fare la base e come vi ho già fatto vedere in altri video, in questo periodo mi piace utilizzare la crema da giorno che è sempre la Repairwear Day di Clinique, che è una crema tendenzialmente che bisognerebbe utilizzare forse di più d'inverno, però avendo un fattore di protezione 15 e comunque essendo bella corposa preferisco utilizzarla in questo periodo. Quindi miscelo la mia crema da giorno a l'All Over Illuminante di Lancaster, miscelo insieme e le vado a stendere con un pennello di Elf, quello con la testa piatta, e la stendo su tutto il viso in maniera uniforme. Mi spiace se si vede un po' scuro, ma la webcam a questo passa. Al massimo, se poi vi interessa, lo possiamo anche rifare con la telecamera normale, insomma, poi dopo quando rientro alla base. Applico una terra su tutto il viso, sempre quella di Lancôme, e la applico col Kabuki di Vifoli, che sapete che mi piace tantissimo. Poi vado a ridefinire gli zigomi con un prodotto che vi ho già fatto vedere in un altro video, ed è un prodotto in crema di Dior che ha un leggero effetto color bronzo. E lo vado ad applicare subito al di sotto dello zigomo, dell'osso zigomatico, e lo stendo facendo un sacco di smorfie con il mio pennello, sempre quello di Elf che abbiamo utilizzato prima per la base. Qua non so cosa è successo, la luce ha iniziato a lampeggiare la webcam, ma non so. Comunque, applico poi il blush, che è sempre il mio adorato blush arancione di Sleek della collezione Caribbean Collection, che mi piace da morire, specialmente sulla carnagione abbronzata, trovo che stia da Dio, dà proprio luminosità e un bel effetto incarnato in buona salute, come lo chiamo io. Poi vado ad applicare il mio illuminante, che è sempre la polvere dorata di Lancôme, in questo caso preferisco applicarla direttamente su tutto lo zigomo per dare un leggero effetto doratino alla pelle. Ridefinisco le sopracciglia con la solita matita di Elena Rubinstein, quindi prima le pettino, poi le vado a riempire, e la matita è quella, la 02, mi sembra si chiami Brown, una cosa del genere, adesso non ricordo. E poi come penultimo step le fisso, come sempre, col gel di Dior, il Brow Fix. E poi mi assicuro che rimanga tutto al suo posto andando a spruzzare un po' di nebbia fissante di Neve Makeup. Questo è il risultato finale. Spero vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao!